Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo unboxing. Allora, è inutile che stiamo qua a girarci attorno, vedete benissimo dal titolo. Oggi farò l'unboxing della PlayStation 4 edizione limitata di Batman Arkham Knight, che ho ritirato tipo 3-4 ore fa e che non ho ancora aperto. Quindi, ecco, vedete, questo è il box, così non si riflette, guardate che bello. La PlayStation, come vedete, è in edizione limitata, quindi è la Steel Grey con la skin di Batman, che non credo che, almeno al momento, sia vendibile separatamente. E bene, dai, direi di passare ad un'occhiata un po' più da vicino. Ecco, adesso che possiamo dare un'occhiata più da vicino, vediamo ancora meglio quanto sia bella la PlayStation 4 in questo stile. Allora, ero abbastanza indeciso se prendere questa versione o aspettare quella di The Phantom Pain, perché, diciamocelo, io prenderei la PlayStation 4 solo per giocare a nuovo Metal Gear. E al secondo posto metterei comunque questo gioco, dato che tutti i precedenti capitoli mi sono piaciuti non poco. Arkham City in primis, Origins è stato abbastanza bello e Asylum è stato il primo di quella che poi è stata una non così lunga ma fortunatissima serie. Allora, quindi, cos'è che abbiamo dentro sostanzialmente? Vediamo qua che abbiamo l'elenco. Allora, abbiamo, mettiti a fuoco, la PlayStation con il controller grigio, l'auricolare mono, il cavo HDMI, finalmente hanno capito che va messo dentro, il manuale, il cavo USB, l'alimentatore, il gioco e il fumetto. Io non sapevo che ci fosse dentro il fumetto, pensavo che fosse esclusiva della Collectors, ma a quanto pare me lo becco anch'io, e meno male, perché io, se ho capito bene, è proprio quello che avrei voluto comprare, quindi mi va veramente di culo. E come vediamo anche qui abbiamo le missioni esclusive Spaventapasseri, la missione Incubo, solo per PS4. Bene, mi va bene anche questa qua. Dietro abbiamo altri contenuti esclusivi, come vedete abbiamo la skin, questa credo che sia Batman Just Romolo Scendi da Lì, scusate c'è il mio gatto che fa traballare la telecamera, ecco. Abbiamo quello Justice League 3000, Batman serie TV, la merda, il costume di merda più di merda, e una skin rossa della Batmobile che ricalca la livrea della macchina sempre della serie TV degli anni 60, mi pare, no, 70-60. Poi, beh, vediamo le bellissime immagini, abbiamo la Batmobile che mitraglia le cose, ecco, così si vede, Batman, qua abbiamo tutte le immagini promozionali, abbiamo anche una piccola trama, mentre l'esercito di supercriminali di Gotham prende il controllo della città, il Cavaliere Oscuro scatena la potenza della nuova Batmobile trasformabile, wow, fico, nell'esplosivo finale della trilogia di Arkham, quindi una quadrilogia, perché sono quattro in questo, quindi vabbè, ok, facciamo finta che sia una trilogia, benissimo. Allora, bene, io direi che adesso la possiamo aprire. Innanzitutto togliamoci questo cartonato che copre quella che è la console vera e propria. Se venisse via mi farebbe un favore, un grande favore, perché io voglio... Oh, ecco qui. Ok. Allora, la scatola più anonima del mondo, dentro la scatola, una delle scatole più belle del mondo. Questa la conservo, la metto sopra gli armadi insieme a tutte le mie edizioni da collezione, però adesso la lasciamo qui. Allora, PlayStation 4, vieni a me. Allora, c'è solo questo, quindi credo che gioco e tutte le robe varie siano qui dentro. Allora, ecco qua, ragazzi che bella roba, guardate. Si presenta così, con il controller, guida, il fumetto, il spell packs, il gioco, insomma un bel po' di roba. Allora, iniziamo da il gioco. Allora, è l'edizione standard senza codice a barre, quindi quello da non vedersi separatamente. Dietro abbiamo la stessa descrizione che vi ho già detto prima, abbiamo il Batman e una, non lo so, un'armatura, un robot, non ho ancora idea bene di cosa sia, perché non mi sono spoilerato niente della trama, l'ho aspettato semplicemente, senza informarmi quasi su niente, so solo che ho visto solo il primo trailer che hanno fatto, e poi non ne ho più guardati perché ho detto voglio tenermi un po' di sorpresa. Allora, abbiamo Arkham Knight, il disco, classico disco, con... sembra la ruota della Batmobile, sembrerebbe, non lo so, un disco normalissimo.
E abbiamo il... aspetta, è il season pass o solo la pubblicità? No, è solo la pubblicità, infatti sembra strano. Abbiamo il pacchetto storia di Harley Quinn. Ah, va bene. Le missioni incubo dello spaventapasser, quindi due contenuti digitali, non li giro, sì, dietro ci sono i codici, non li giro, se no me li fottete, perché siete stronzi, tutti quanti, fino all'ultimo. Bene, e niente, questo è il giochino, il bel giochino, e lo mettiamo qui. Poi abbiamo PlayStation Plus, where the players are, unisciti alla più grande community, non me ne frega un cazzo di nessuno di questi giochi, quindi via. E ecco qua il fumetto. Allora, il numero 0 di Arkham Knight. Allora, pesa quanto un foglio di carta, cioè, ragazzi, è leggerissimo. È in inglese, la copia originale è inglese. Arkham Knight Before the Storm. I disegni sembrano... sono belli, sono molto simili a quelli che erano anche del prequel di Arkham City, che ho letto pochi giorni fa, perché a dire il vero io non sapevo neanche di averlo, perché in una raccolta avevo tutto, anche l'Arkham City, il prequel di Arkham City, quindi per me è stata una bella scoperta quando sono andato a spulciare per bene quella raccolta, me lo sono detto subito. Infatti una delle cose che non mi piaceva di Arkham City è che non spiegava niente degli eventi che sono avvenuti tra Arkham Asylum e Arkham City. Era successo tutto così a caso, Robin era cicciato fuori dal nulla, anche nel fumetto ciccia fuori dal nulla, quindi... E niente, un fumetto piccolino. Vabbè, è simile a quello che c'era anche in Injustice, nella Collectors di Injustice c'era un fumetto del genere. Se i fumetti americani sono tutti così, è una bella merda, perché sembrano le pagine di Sorrisi e Canzoni, cioè è proprio una carta abbastanza squallida. Ok, poi la PlayStation me la tengo per ultima, non sperate che me la bruci all'inizio. Abbiamo il joypad, perché i joystick sono quelli a forma di cazzo. E abbiamo il joypad della PlayStation, fatemelo provare un attimo, eh. È abbastanza comodo, devo dire, molto ergonomico. Le levette analogiche fanno un po' più di resistenza, magari solo perché i miei sono usurati, però fanno abbastanza resistenza, mi stava già cadendo, madonna. Questo è il famoso LED che ti brucia tutta la batteria, R1, R2, i tasti sono messi speculari in modo che io lo guardo così e li vedo giusti, scusate, ho sbagliato l'inquadratura, tadan, e sono... belli giusti, perché uno quando gioca guarda così, non fa così, quindi Sony ha capito una cosa. Abbiamo il tasto share, il tasto option, il touchpad e la cassa, come i joystick della Wii praticamente, che aveva la cassa e l'entrata per l'auricolare. È molto comodo, devo dire, davvero molto comodo, sempre minimale e mi piace. Mi piace il joystick della PlayStation, il joypad della PlayStation 4 mi piaceva già quando lo vidi, ed è veramente bello. È veramente bello. Quindi questo lo mettiamo qui. E qui cosa abbiamo? Foglietti vari. Benvenuto al mondo PlayStation. Guida la sicurezza. Garanzia. E via. Qui abbiamo tutta la cavetteria, mi sa, sì. Vediamo giusto se c'è ogni cosa. Sono stato dai bastardi del GameStop e un cazzo. Sì, perché l'ho prenotata su GameStop. Ho rotto tanti coglioni che c'era anche su Amazon. Però io l'ho prenotata da GameStop perché io già oggi ci sarei andato. E quindi ho detto me la prenoto lì, così almeno con la garanzia se la vedono anche un po' loro. Questa qua è l'auricolare. Questa è l'auricolare, abbastanza pessima la fattura. Abbiamo off e on. Le cose più minime in assoluto. Il filo sembra un filo interdentale, vabbè, che tanto deve andare, mi sa, attaccato al joystick, così lo infili qua e ci parli così. Ok, beh, è figo, dai, cioè una cosa, è un di più, un valore aggiunto abbastanza fighissimo. Un auricolare mono in più, vabbè, ok. Poi abbiamo alimentazione, ecco qui, il cavo USB per caricare il joystick, da USB a... questa qua sembra... sembra proprio l'attacco di tipo dei Samsung Galaxy S3, di alcuni degli ultimi Samsung, quindi voi non mi sa che lo potete usare anche con quel telefono, dopo faccio una prova perché ne ho uno di quei telefoni.
poi vediamo. E il cavo HDMI con una uscita estremamente bombata, ma mi fa comodo perché io ho solo quello della 3, quindi con questa, visto che la mia TV ha due porte HD, c'è l'attacco tutte e due, tanto questa non legge giochi della 3, sti figli di puttana. L'Xbox ha fatto una bella cosa nell'ultima 3, annuncia la retrocompatibilità che sarà sempre maggiore per i titoli. La PlayStation se ne sbatte perché ha capito che facendo rimaster la gente li compra, e io sono il primo coglione che sarei comprato Final Fantasy X per la PS Vita, però, perché volevo sfruttare un po' quella console portatile. E niente, adesso arriviamo alla console. Eccoci qua. Alla console, eccola qua, questa bella PlayStation 4 di Batman. Allora, qui abbiamo, no, è tutto telaio. Eccola qui, allora, adesso fatemi capire come si apre. Non vorrei fare troppi danni, sinceramente. Madonna, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo, allora. PlayStation 4 a me è piaciuta sin da subito. È una console bella, è leggera, devo dire, pesa secondo me un po' meno della PlayStation 3, credo, della PlayStation 3 quella fat, quella appena uscita. È una console veramente bella, un design quasi minimale, ma allo stesso tempo molto particolare. Cioè, è veramente una bella console. Guardatela bene, qua in Batman. Questa skin, credo sia anche staccabile, sinceramente. Ah, aspetta, sì, credo sia staccabile alla fine. Mi sa che le skin qua si possono... A parte che non è adesiva, cioè è proprio un pezzo di plastica che è montato su qua. Però magari si può togliere, così si può personalizzare. Cioè, non ho idea, questa è la prima PlayStation 4 che mi prendo, quindi non so bene come funziona. Allora, abbiamo le due porte. Metti a fuoco, opla. Due porte USB. Il vano del disco, questa cosa qui lunga. Abbiamo il tasto di accensione, che penso sia touch perché non si preme, di eject, e qua questo qui, questa striscia qui è il LED che si accende, e la skin di Batman è qui solo in alto. Quindi ci sarà il colore steel grey, che è davvero bello. Penso che messa così vicino alla tele mi farà un figurone della Madonna. Messa qui così sbaglio sempre inquadratura. È davvero bella, cioè credo sia esteticamente bella. Internamente è inutile che stiamo qui a farci la guerra, è uguale a Xbox, è inutile che stiamo qui, la PlayStation 4 ha la DDR5, l'altra invece ha la DDR3, ma c'è una cosa che fa... Cioè, non facciamo gli Sheldon Cooper della situazione, ragazzi, una vale l'altra. Dipende dai giochi. Batman è uscito anche su Xbox 360, ma è anche The Phantom Pain uscirà su 360. Io fondamentalmente ho preso PlayStation 4 per The Phantom Pain, però io ho sempre avuto Sony, quindi sono andato su un fattore nostalgia. Poi mi piace più Sony. Xbox si è giocata molto male al lancio, quindi ha perso punti già in partenza. Però vabbè, la retrocompatibilità mi sa che ce la scordiamo. Dovrò tenere la 3, io speravo un giorno di venderla per fare su qualche soldino e prendere qualche cosa più figa, ma vabbè, venderò la Wii, che tanto è la merda delle console. Wii è proprio, è stato secondo me l'inizio della fine per i giochi seri, sinceramente. Adesso poi che vogliono fare anche la Play 4 più casual gamer, vediamo le cagate che farà Sony. Comunque, ragazzi, l'unboxing è praticamente finito. Allora, abbiamo qua la nostra bellissima console, il joypad, il cavo alimentazione, l'auricolare, il fumetto, si vede tutto? No, il fumetto non si vede una sega. Andiamo a giù il gioco, l'auricolare, il gioco, cavo HD e cavo USB. Ragazzi, questo è il contenuto di questa bellissima PlayStation 4 a tema Batman. Allora, una cosa penso che vi farà piacere: se volete acquistare una PlayStation 4 e questa vi piace sia per il gioco sia per estetica, allora innanzitutto c'è anche la PlayStation nera con il gioco, che costa meno di questa. Ma la cosa bella è che questo bundle era stato inizialmente annunciato per 470€, 469,99, che dai 98, che da GameStop diventa 470, perché quegli stronzi non avevano nemmeno oggi 2 centesimi di resto da darmi, e avevano appena iniziato la mattinata, perché l'ho ritirata verso le 10:30, quindi GameStop è proprio ladro. Comunque,
Questa oggi l'ho pagata 420, meno i 30 della prenotazione 390. Quindi è un prezzo veramente conveniente per una console in limited edition, con un gioco e con alcune cose abbastanza carine. Quindi fateci un pensierino perché ne vale davvero la pena. Se non volete la PlayStation grigia, prendete quella nera che ne costa 400, risparmiate anche quei 20 euro e avete un gioco che da solo ne costa 70, la console costa 400, quindi praticamente avete il gioco gratis. Comunque, come in tutti i video ultimamente, nella descrizione qui sotto vi lascio tutti i link per comprare questa, per comprare il gioco, o per comprare una PlayStation 4 in generale, vi metterò i link di tutti i bundle, quindi fateci un salto. Io direi che per adesso l'unboxing è terminato, adesso la devo provare perché l'ho aperta adesso insieme a voi. Allora, prima chiudo dicendo una cosa. Allora, un mio amico, Marco, che saluto, spero guarderà questo video, è andato a comprare solo il gioco perché possedeva già una PlayStation 4, ma non gli hanno dato questo fumetto, bensì gli hanno dato l'edizione italiana, che è praticamente un mini brossurato, che è grosso quattro volte questo, perché contiene proprio quattro numeri in italiano. Questa cosa qui... vorrei capire bene perché a lui sì, a me no, forse perché io mi sono preso pure la PlayStation e lui solo il gioco, quindi non so, questo qua alla fine è il fumetto che c'è anche nella Collector's Edition, sia quella con la statua che quella con la Batmobile trasformabile, che tipo è andata esaurita due ore dopo che le prenotazioni erano state aperte, perché ti davano proprio la Batmobile a quanto pare grande così, tipo grande più della console, che si poteva trasformare. Non so ancora in cosa, oltretutto, in che cazzo si trasforma la Batmobile? In un carro armato, un Megatron, un Batmaton, non lo so. Comunque, vorrei capire bene sta cosa, perché se GameStop doveva darmi il fumetto e non me l'ha dato, io torno giù, gli faccio un culo tanto, perché ok che è in inglese, eccetera, però è comunque un'edizione senza codice a barre, da dove cazzo la voglio rivendere il giorno in cui avrò bisogno di soldi? Non lo so, probabilmente questa varrà... la potrei vendere anche tanto, però speriamo di no, perché io ci vorrei giocare fino a che non esce la PlayStation 5. Comunque, l'unboxing direi che è terminato qui. Da Mattia Mazzo, che adesso ci mette la faccia, finalmente guardate che mi è pure saltato un elastico, dall'ultimo elastico mi è partito via, mannaggia me. Comunque, ciao a tutti! Vado a giocare!